una teoria affascinante, a tratti incredibile, ci racconta una storia che in questo DVD vi vogliamo mostrare. Si dice che i primi uomini siano frutto di un incrocio, un ibrido tra dei giganti venuti dallo spazio e degli uomini, delle donne che vivevano sulla Terra. Questi giganti arriverebbero da un pianeta chiamato Nibiru e la popolazione, la civiltà originaria prendeva il nome di Anunnaki, che tradotto vuol dire proprio coloro che dalle stelle e dal cielo vennero. Vediamo cosa può essere successo. Faremo un viaggio attraverso scienza e fantascienza, ma per farlo dovremo toccare molti punti del nostro pianeta, alcuni realmente a sorpresa. Come è nato l'uomo e quali sono le radici dell'umanità? Una domanda grandissima. Bene, ci sono, naturalmente per una parte di questo tema, delle soluzioni, delle ipotesi. Centinaia di studiosi, professori e scienziati hanno creato diverse teorie proprio sulle origini dell'umanità. Ci sono però dei ricercatori, per così dire, indipendenti, che sostengono che l'uomo derivi dagli Anunnaki. Chi sono gli Anunnaki? Sono coloro che dal cielo alla terra vennero. Questa è la frase originale. Erano dei giganti extraterrestri che avrebbero creato l'uomo geneticamente come un ibrido tra loro e l'Homo erectus. Una teoria affascinante, una teoria tanto affascinante quanto rischiosa e scivolosa. Bene, questa sera noi di Voyager vogliamo capire cosa può esserci di vero in questa favola fantastica. Da dove arriva la specie umana? Quali sono le sue vere origini? Ricercatori ed esperti di tutto il mondo hanno ottenuto spesso risultati contraddittori. E ci sono alcune insolite teorie che puntano il dito verso il cielo. Perché esistono indizi che sembrano suggerire un'ipotesi fantastica. Che ha insegnato ai Sumeri le dimensioni dei corpi celesti e la loro esatta disposizione nel Sistema Solare. Come può il popolo dei Dogon nel Mali tramandarsi da generazioni la strabiliante conoscenza di Sirio B, la stella compagna di Sirio scoperta soltanto nel 1862? E che cosa significano gli arcani simboli scolpiti sulla colonna che affianca il misterioso guerriero di Capestrano, ritrovato in Abruzzo nel 1934? Il vero cammino dell'evoluzione umana non è stato ancora esattamente ricostruito. È anzi successo spesso che scoperte archeologiche occasionali abbiano fatto riscrivere interi capitoli della storia che conosciamo. Il nostro viaggio inizia da un luogo molto lontano nel tempo. 16.500 a.C. L'Europa è ancora immersa nella lunga stagione glaciale. Siamo ancora migliaia di anni prima delle grandi piramidi d'Egitto o di Stonehenge. Dordogne, nella Francia centro-occidentale, sembra un luogo fiabesco in cui castelli e villaggi medievali sono immersi nel verde. Ma qui, nei pressi di Montignac, si trova anche la grotta conosciuta nel mondo come la Cappella Sistina della Preistoria, la cattedrale dell'arte rupestre paleolitica, la Grotta di Lascaux. Norbert Aujolas è uno dei massimi esperti dell'era quaternaria. Dirige in Francia il Dipartimento dell'Arte Parietale del Centro Nazionale della Preistoria. La storia della scoperta di Lascaux parte dall'iniziativa di quattro giovani adolescenti. Nel cercare un percorso sotterraneo che portava a un maniero nella parte bassa della collina, nelle vicinanze di Lascaux, arrivarono in prossimità di questo piccolo pertugio. Era il 1940 e fu subito chiaro che si trattava di uno dei più importanti ritrovamenti archeologici mai fatti.
L'interesse per il sito preistorico fu tale da rendere necessaria la costruzione di una copia fedele della grotta originale a pochi metri di distanza, per consentire ai visitatori di continuare ad ammirare le pitture parietali che andavano via via deteriorandosi. E ciò che si ammira è un immenso affresco formato da 1600 figure, vecchio di 18.500 anni. L'arte parietale di Lascaux presenta caratteristiche del tutto originali su più livelli. La grotta stessa è una piccola cavità lunga 250 metri, ma le pitture e i disegni che sono riprodotti nelle pareti sono di dimensioni colossali. La figura più grande è situata nella sala dei tori e misura 5 metri e 50 di lunghezza. È enorme. Che cosa rappresenta questo misterioso fiume di animali che scorre sulle pareti? Sono rappresentati animali caratteristici di un clima freddo temperato. Ecco quindi i tori, o meglio gli auroch, che sono animali tanto impressionanti quanto lo erano i mammut. Tori primitivi che misuravano 2 metri, 2 metri e 20 al garrese. Questo sito archeologico è un enigma. Da decenni gli esperti provano infatti a capire perché gli antichissimi autori degli affreschi si avventurarono nel ventre profondo della terra per dipingere figure così gigantesche. È assai evidente che il motivo non è ancora chiaro. Vi sono diverse interpretazioni. All'inizio si pensava che fosse arte fine a se stessa. Successivamente si pensò che le motivazioni fossero legate a riti propiziatori per una buona caccia, per favorire la cattura di selvaggina. Più recentemente si è pensato a motivazioni legate allo sciamanesimo. In effetti, in tutte queste interpretazioni, c'è una parte di vero senza però arrivare ad una verità assoluta. Possiamo dire che non esiste un'unica motivazione che ha spinto gli uomini primitivi a dipingere le raffigurazioni trovate nelle grotte preistoriche durante i 10.000 anni di storia dell'arte parietale. Nella cosiddetta Sala dei Tori, posta vicina all'ingresso, vi sono dipinti a semicerchio sulla volta 4 auroch e un leocorno. I disegni sono realizzati con un pigmento di manganese nero. Alcuni studiosi hanno ipotizzato che queste figure possano rappresentare una mappa celeste che indicava agli abitanti l'avvicinarsi del solstizio d'estate. Proprio sopra la testa del primo toro sono stati dipinti 6 piccoli cerchi, apparentemente senza alcuna connessione col resto dell'affresco. Che cosa potevano significare? È ancora un mistero, ma alcuni pensano al cielo. C'è chi sostiene che si tratti del gruppo di stelle delle Pleiadi, nella costellazione del Toro. Uomini preistorici che dipingono le Pleiadi sulle pareti di una grotta. È possibile? On a essayé d'évoquer un aspect cosmographique. Si è tentato di dare un'interpretazione cosmografica alle pitture presenti nella grotta di Lascaux, in particolare nella Sala dei Tori. Tuttavia, non vi sono prove sufficienti che possano dimostrare la validità di questa teoria. Nella distribuzione delle figure della Sala dei Tori, particolari punti come l'estremità delle corna, del muso, degli zoccoli, sembrano corrispondere alle stelle delle costellazioni. Ma c'è dell'altro. Nella grotta comparirebbero altre 8 costellazioni, disposte lungo l'eclittica, che con sbalorditiva precisione ricostruiscono una sorta di zodiaco preistorico. Sono solo suggestioni? Pure coincidenze? Nessuno può dire con esattezza quale fosse la funzione delle figure di Lascaux, né la visione del cosmo dei popoli che le dipinsero. Popoli primitivi dalle conoscenze astronomiche avanzate, che non si conciliano con il loro grado di evoluzione. Le affascinanti teorie sulla grotta di Lascaux
pongono interrogativi sullo sviluppo dell'umanità. Le nostre conoscenze attuali, lo sviluppo tecnologico, la scoperta di nuovi materiali, l'ingegneria genetica, sono realmente il frutto naturale dell'evoluzione? La storia ci insegna che lo sviluppo della civiltà è avvenuto attraverso grandi salti di conoscenza. Si tratta di fenomeni sempre casuali o a volte potrebbero essere stati provocati da impulsi esterni? È possibile che una mano sapiente e antichissima abbia guidato l'essere umano sin dalle sue origini? Dopo milioni di anni di cammino lentissimo e faticoso, lo sviluppo della civiltà accelerò improvvisamente. Circa 6.000 anni fa, si insediò nel territorio dell'attuale Iraq una delle più antiche e misteriose civiltà. I Sumeri. Non si conosce l'origine esatta di questa popolazione. È invece chiaro che i Sumeri fossero dotati di conoscenze avanzate sin dalla loro comparsa. Conoscenze tali da fornire le basi di tutte le grandi culture che seguirono. I Babilonesi, gli Assiri, i Greci e poi i Romani, fino alle culture moderne. La scrittura, la matematica, l'ingegneria, l'astronomia, tutti gli aspetti della civilizzazione che noi consideriamo essenziali, sembrano aver avuto inizio dai Sumeri. Ma come ha raggiunto questo popolo a tali conoscenze? Nei loro miti, i Sumeri fanno riferimento a una leggendaria città-stato, Aratta. Aratta viene descritta come una città molto ricca e potente, con la quale i Sumeri ebbero relazioni sin dalle origini. Era distante da Sumer e protetta da montagne invalicabili, ma non così inaccessibile da impedire relazioni commerciali. Sfortunatamente Aratta e i suoi tesori di inestimabile valore sembrano andati perduti per sempre, ma c'è una recente scoperta che potrebbe riscrivere la storia che conosciamo. È avvenuta a Giroft, nel sud dell'Iran, e ancora una volta abbiamo portato lì le nostre telecamere, percorso migliaia di chilometri per documentarvela. Piccoli gruppi di cacciatori popolavano le montagne del sud-est dell'Iran sin dal Neolitico. È una zona in cui si alternano paesaggi e climi differenti, dai maestosi gruppi montuosi del Payeh all'abbagliante deserto dell'Ut. Percorrendo 400 chilometri si giunge a Giroft. Qui una spedizione internazionale, che include anche studiosi italiani, guidata dall'archeologo iraniano Youssef Majizadeh, ha trovato numerosi resti di una cultura ignota e complessa, risalente al 3000 a.C. Non c'è alcun luogo nella Mesopotamia del terzo millennio avanti Cristo che presenti caratteristiche come queste. Qui siamo in presenza di una cittadella fortificata di 300 metri quadrati. Ogni cosa è gigantesca, ma ancora non sappiamo il perché. Gli scavi si sono concentrati in una zona chiamata Konar Sandal. Qui, sotto una collina, sta emergendo un'intera cittadella fortificata. Le tecniche di costruzione, originali, presentano delle caratteristiche simili a quelle delle popolazioni sumere e babilonesi, che si svilupparono fra il Tigri e l'Eufrate. Cinque anni fa, per motivi accidentali, dopo un'alluvione, il fiume spazzò via parte di un cimitero risalente al terzo millennio avanti Cristo. Molti oggetti vennero alla luce e si capì che il luogo era molto importante.
Il Ministero dei Beni Culturali iraniano ordinò una spedizione della quale sono il responsabile e da allora stiamo scavando in questa zona. Oggi crediamo che questo sito sia stato nel passato la capitale di un grande regno che partiva da Bam, 100 chilometri a nord da qui fino al lago di Jazmurian, 300 chilometri a sud. Un regno di 400 chilometri lungo il fiume Halil. Per questo la chiamiamo civiltà di Halil. La datazione dei reperti trovati risale all'inizio del terzo millennio. Nel 2001, dopo un'inondazione del fiume Halil Rud, vennero alla luce alcuni vasi in clorite, statuette di rame e coppe decorate. Per alcuni mesi, tuttavia, le tombe furono impunemente saccheggiate dagli abitanti dei villaggi limitrofi. Per questo motivo, oggi, il lavoro di datazione e di recupero è ancora più complicato. Il team di ricercatori che accompagnano la spedizione archeologica lavorano alacremente nella catalogazione dei reperti provenienti dagli scavi. Abbiamo scoperto una civiltà quasi uguale a quella mesopotamica del terzo millennio avanti Cristo. Il materiale rinvenuto dimostra un livello avanzato nella tecnologia, nelle tecniche di taglio delle pietre. I reperti rinvenuti, ora visibili al museo di Giroft, sono superiori a quelli risalenti allo stesso periodo in Mesopotamia. Anche il vasellame trovato qui è migliore. Come pure gli oggetti in metallo scavati nel cimitero sono di una qualità nettamente superiore. Tutto quello che c'era in Mesopotamia c'era anche qui. La vecchia idea che la Mesopotamia fosse la culla della civiltà e che le regioni circostanti fossero secondarie e dipendessero da lei è ormai superata. I ritrovamenti finora raccolti disegnano una civiltà con un elevato grado di sviluppo, segnato da grandi dimensioni urbanistiche, aspetti monumentali e tecniche artistiche raffinate. Di quale misterioso popolo sono le tracce rinvenute in questa zona ai confini orientali dell'antica Persia? Sono assolutamente sicuro che qui siamo ad Arat. Gli archeologi dovranno ripensare a quanto è stato scritto fino ad ora. Chi sostiene che questa non è Arat è invitato a venire qui a visitare la regione e il sito. Nella mitologia sumera si racconta che Enmerkar, il re di Uruk, avrebbe mandato generi di sussistenza alla leggendaria città-stato di Arat, che attraversava un periodo di siccità, in cambio di architetti, artisti e artigiani. Di fronte al rifiuto, però, Enmerkar avrebbe minacciato di chiedere al suo dio di inondare la vallata e distruggerla. L'unico luogo in tutta la zona di Kerman che presenti due elementi di inondazione e siccità è il bacino del fiume Halil, a Giroft. Durante gli scavi sono venuti alla luce frammenti di tavolette che recano incisi caratteri di una scrittura ignota. Non è né cuneiforme né di altro tipo allora conosciuto, ma rivela caratteristiche originali. Crediamo che sia l'originale scrittura lineare elamita. Qui abbiamo una scrittura differente da quella mesopotamica, egiziana o altra, allora presente. Le recenti scoperte di Giroft obbligano a gettare uno sguardo nuovo sulla formazione della civiltà tra il IV e il III millennio a.C.
Uno dei più grandi esperti di archeologia sumera, in grado di leggere e interpretare la scrittura cuneiforme, si chiama Zakaria Sitchin. I sumeri lasciarono tracce di quanto sapevano e avevano visto in vari modi. Uno di questi era l'uso di tavolette di argilla per scriverci sopra con il sistema cuneiforme. Questa che vi mostro è l'esempio di una tavoletta di piccole dimensioni. Ve ne sono molte altre, più grandi, che raccontano storie, molte delle quali presenti anche nella Bibbia, come la storia del diluvio, di Noè e della creazione di Adamo. La mitologia sumera, secondo quanto raccolto da Sitchin, racconta una storia della creazione che va al di là di una semplice rappresentazione mitologica. È una sofisticata cosmogonia che sembra descrivere scientificamente il nostro sistema solare. I sumeri conoscevano i pianeti, raffigurandoli correttamente nelle forme e nelle dimensioni. Su un sigillo analizzato da Sitchin è raffigurata una grande stella radiosa centrale, il Sole, circondata da 11 globi. Mi sono molto appassionato a questa immagine perché mostra il sistema solare con il Sole al centro circondato da pianeti. 4.500 anni fa, i Sumeri sapevano che nel nostro sistema solare il Sole e non la Terra, come avrebbero creduto più tardi i Greci e i Romani, era al centro. I Sumeri, inoltre, conoscevano l'esatto ordine dei pianeti, come lo conosciamo oggi. Niccolò Copernico, nel XVI secolo, affermò che la Terra e gli altri pianeti ruotano intorno al Sole. I Sumeri sembravano saperlo già 55 secoli prima e sembravano conoscere persino Urano, scoperto nel 1781, Nettuno e Plutone, scoperti anche più tardi. I Sumeri conoscevano un pianeta di cui ancora oggi noi ufficialmente non sappiamo nulla. Il pianeta era conosciuto con il nome di Nibiru, che significa pianeta del passaggio. Il suo simbolo era la croce. Dicono anche come questo pianeta diventò un membro del nostro sistema solare con la sua lunga orbita ellittica, che secondo il nostro sistema di calcolo dura più o meno 3.600 anni. Secondo Sitchin, l'arrivo di Nibiru provocò una catastrofica trasformazione nel nostro sistema solare. La collisione con Tiamat, un pianeta situato fra Marte e Giove. Grossi frammenti di questo pauroso impatto avrebbero poi dato origine alla Terra e alla Luna. Ma come facevano i Sumeri a conoscere le dimensioni dei corpi celesti e la loro esatta disposizione nel sistema solare? Perché sostenevano che Nibiru fosse abitato? I segni della possibile esistenza del decimo pianeta sono presenti in molti luoghi, lontani fra loro nel tempo e nello spazio. Uno di questi potrebbe trovarsi anche qui, in Italia. A Bari, in una zona ritenuta sacra, sono presenti testimonianze di insediamenti neolitici, numerose grotte ed alcune chiese rupestri. Qui è stato scoperto un ipogeo, una costruzione sotterranea sul cui soffitto è inciso un antico archeometro astronomico. Stelle disegnate molti secoli fa. Il sito si trova su uno dei rami della cosiddetta Lama Picone. Le lame sono antichi letti di fiumi ormai completamente secchi che dalla Murgia arrivavano fino al mare. La loro esistenza testimonia la presenza umana già a partire dal Neolitico. In ambienti ricavati scavando nei calcari e nei tufi di tutta la zona, sono state ritrovate selci lavorate e utensili. Vincenzo Dell'Aere, scrittore, conferenziere e studioso di archeologia, ci porta all'interno dell'ipogeo per filmare la singolare scoperta. Gli ipogei di solito nascono con la funzione di luogo di sepoltura. È una struttura che
verosimilmente stata utilizzata anche come luogo di frequentazione da parte dei monaci basiliani, e in tempi successivi utilizzato addirittura anche come frantoio. Certo è un graffito molto molto particolare che fa presumere che sia appunto anteriore all'utilizzazione come luogo sepolcrale. L'incisione realizzata con rudimentali scalpelli è di difficile datazione, ma con ogni probabilità risale a un'epoca precedente al Medioevo. È la rappresentazione della volta celeste, secondo un'antica tradizione astronomica risalente agli Egizi e poi introdotta in tutta l'Europa. Può entusiasmare il ricercatore e appunto questa rappresentazione inusuale per il tempo e per i mezzi tecnologici. Troviamo qui la Terra, posizionata al centro dell'archeonometro, e tutto intorno i vari pianeti, che sono 12, e ogni pianeta è contraddistinto da un foro centrale. Quello che lascia perplesso è verificare all'interno dell'archeometro astronomico la presenza di 12 pianeti, quindi compreso Nibiru. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, 10, 11 e 12. Fra l'altro sono state anche segnate, incise delle stelle fisse, e il Sole è esterno alla situazione. Sopra una delle vie di uscita dell'ipogeo, una misteriosa figura scolpita nella roccia osserva l'archeometro. Proprio per le sue fattezze somatiche potrebbe addirittura avvicinarsi a un gnomo, cosiddetto uomo pesce, perché ha una struttura facciale molto molto particolare. La bocca, sì. Tutto il volto, sì. la scatola cranica, qui, ecco. E poi qui segue il corpo sotto. Ma cosa ci dice l'astronomia contemporanea al riguardo? Uno dei più grandi osservatori astronomici si trova sul Mount Graham, in Arizona. È un centro internazionale di ricerca. È anche sede del VAT, il Vatican Advanced Technology Telescope. L'Osservatorio Astronomico della Santa Sede, o Specola Vaticana, ha più di 100 anni. La sede originaria era situata nel villino con vigna, dietro la cupola di San Pietro. Nel 1891 Papa Leone XIII fondò la Specola Vaticana con lo scopo di far vedere al mondo, in particolare al mondo delle scienze, che la Chiesa non è contro lo sviluppo delle scienze, ma che incoraggia e favorisce la ricerca scientifica, quello che lui chiamava la scienza vera e solida. Nel 1935 la Specola traslocò a Castel Gandolfo, dove oggi si tengono corsi e convegni di specialisti. Ma poi anche il cielo di Castel Gandolfo si rivelò troppo disturbato dalle luci della città. E così, negli anni Ottanta, venne presa la decisione di creare un nuovo osservatorio in Arizona. L'Arizona è uno dei luoghi migliori per l'osservazione astronomica, per via di un'area particolarmente secca e pulita. Qui, infatti, si trovano molti centri, tra cui il Kitt Peak National Observatory, 56 miglia a sud di Tucson, che raggruppa 19 telescopi ottici e 2 radiotelescopi. Padre George Coyne, gesuita, è stato per 28 anni direttore della Specola Vaticana.
Oggi è responsabile del centro di ricerca della specola presso l'Università di Tucson in Arizona, dove collabora nelle ricerche e tiene lezioni molto apprezzate dagli studenti. Nel 1985 l'Università dell'Arizona stava sperimentando una nuova tecnica per la creazione di specchi per i telescopi. E questo sistema è chiamato specchio nel forno rotante. Si mette la materia vetrosa in un forno, si attende la fusione e la si fa ruotare. È come una teglia per la pizza. Mentre ruota, il gas liquido tende a spostarsi verso l'esterno, formando una superficie parabolica che corrisponde esattamente a quella necessaria per gli specchi del telescopio. È così che è nato il VAT, il Vatican Advanced Technology Telescope, in collaborazione con l'Università dell'Arizona, allo scopo di testare lo specchio realizzato con questa nuova tecnologia. Nel dicembre 2002 fu pubblicato sulla rivista New Scientist il risultato di una ricerca condotta da scienziati argentini e inglesi relativa alla scoperta di un decimo pianeta, denominato X, che graviterebbe oltre l'orbita di Plutone. Questa notizia creò notevole fermento fra gli astronomi. Si ipotizzò anche la presenza di ghiaccio, molecole di tipo organico e quindi delle forme di vita. Scoprire tracce del pianeta X è stato importante per cominciare a definire cosa intendiamo noi oggi quando parliamo di pianeti. Da qui la risoluzione recente che ha portato al declassamento di Plutone. Nel 2006 i membri dell'International Astronomical Union riuniti a Praga, declassarono Plutone a pianeta nano. Una delle principali ragioni è che Plutone è da sempre stato un'anomalia. È un piccolo pianeta roccioso che si trova nella zona del Sistema Solare dove sono presenti grandi pianeti gassosi. La sua orbita è inclinata rispetto alle orbite degli altri pianeti. Noi abbiamo trovato tracce di altri oggetti con le caratteristiche simili a quelle di Plutone, che per questo sono stati chiamati Plutoidi. La Bibbia non vuole insegnarci come è stato fatto il cielo, ma come si va al cielo, affermò Papa Giovanni Paolo II. Dobbiamo essere umili nel nostro credo religioso. Dio ha parlato a noi. Tutto quello a cui noi crediamo lo abbiamo sentito con orecchie umane e l'abbiamo scritto con linguaggi umani. Se Dio ha parlato ad altri, noi non abbiamo idea di cosa abbia loro detto, quindi non ci può essere conflitto. Dobbiamo rispettare il fatto che non abbiamo la minima idea di cosa Dio abbia fatto o detto ad un'altra razza intelligente, sempre che ci sia. Ci sono troppi se per dare una risposta soddisfacente. Il messaggio biblico ci dice che noi siamo figli di Dio, che noi non siamo figli del caos o della casualità, che siamo figli di un padre che ci ama. E questo lascia anche aperta la possibilità all'esistenza di altri esseri, anche intelligenti, o altre forme di vita. Possono esserci altri tipi di creature, questo non andrebbe contro la nostra fede nella creazione di Dio. Non abbiamo scoperto un pianeta simile alla Terra per la semplice ragione che la tecnologia non è sufficientemente avanzata. Noi possiamo semplicemente scoprire pianeti dalla grande massa. La Terra non lo è. Stiamo semplicemente accumulando dati, informazioni, e alla fine, passo dopo passo, saremo in grado di scoprire un pianeta simile alla Terra. Fatto questo, noi potremo esaminarne l'atmosfera e vedere se ci sono segni di vita. Ma la strada è ancora lunga. Teologi e scienziati sembrano insomma essere d'accordo almeno su un punto. È possibile che un giorno troveremo nell'universo un pianeta simile alla Terra. Un pianeta in grado di ospitare la vita. Ma esistono già indizi a riguardo? Dobbiamo ancora una volta rivolgere il nostro sguardo verso una terra magica. Torniamo in Egitto, sotto il regno di Hatshepsut, la donna faraone. Il gran sacerdote e architetto di corte Semut lasciò alla sua morte due tombe.
La prima fu costruita a Sheikh Abdel Kurna, non lontano dal grande tempio della regina Hatshepsut. La seconda tomba, più piccola, si trova al limite inferiore del tempio di Deir el-Bahari. Quest'ultima presenta particolari misteriosi e sconcertanti. Sul soffitto è raffigurata la sfera celeste. L'affresco è rimasto occultato per secoli da uno spesso strato di intonaco. Nella parte inferiore è raffigurato il calendario egizio. Nella parte superiore l'emisfero australe. Al centro vi sono le stelle della cintura di Orione. Ma la cosa più insolita è rappresentata dalle tre ellissi che girano intorno alla stella centrale. Epsilon Orionis. Il simbolo ellissoidale è inesistente fra i geroglifici egiziani. In un'antica lingua mesopotamica significava acqua, e dove c'è acqua c'è vita. Che cosa voleva rivelare Senmut? Forse gli antichi sacerdoti egizi sapevano già della grande concentrazione di acqua che si trova intorno ad Epsilon Orionis? C'erano sulla Terra i giganti a quei tempi, e anche dopo, quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli. Sono questi gli eroi dell'antichità. Questi sigilli cilindrici narrano eventi storici e preistorici. Alcuni raccontano di creature il cui nome è stato spesso tradotto come giganti. Nella Bibbia si narra che i giganti erano parte degli Anakin o Anunnaki, e i Sumeri chiamavano gli Anunnaki coloro che vennero sulla Terra da un altro pianeta. Tutte le conoscenze possedute dai Sumeri derivano dagli Anunnaki, ovvero coloro che vennero sulla Terra da un altro pianeta. I Sumeri narrano che gli Anunnaki iniziarono a visitare la Terra 450.000 anni fa. Gli Anunnaki vennero sulla Terra perché il loro pianeta era in difficoltà. Nibiru stava perdendo la sua atmosfera. Secondo gli scienziati di Nibiru, l'unico modo per proteggere l'atmosfera sarebbe stato quello di creare uno scudo di particelle d'oro. Sitchin sostiene che gli Anunnaki abbiano dato vita a una razza ibrida creata dall'unione di alcuni di loro con l'Homo erectus per utilizzarla come schiavi nell'estrazione di alcuni minerali indispensabili alla loro stessa sopravvivenza. I geni dell'uomo preistorico, migliorati attraverso una modificazione genetica, hanno prodotto un ibrido, l'Homo sapiens. Lo chiamavano Lulu, che dal punto di vista linguistico significava colui che è stato mischiato. Noi, quindi, siamo il frutto di una combinazione di elementi divini e terrestri. Secondo questa teoria da fantascienza, quindi, gli stessi uomini sapiens avrebbero origini extraterrestri. Come figli delle stelle, sarebbero di fatti il frutto di un incontro fra razze interplanetarie. Sitchin afferma che gli Anunnaki avrebbero creato questi esseri presso Abzu, un luogo geografico che corrisponde all'Africa meridionale. Il continente africano conserva storie, racconti e tradizioni che i suoi abitanti si tramandano oralmente da secoli. Due antropologi francesi, all'inizio del secolo scorso, hanno vissuto per molti anni a contatto con i Dogon, un popolo che vive nel Mali. Della loro esistenza si sa molto poco. Non possiedono una tradizione scritta, ma si tramandano a voce tutte le loro conoscenze. Sanno di essere arrivati nella Falesia nel VI secolo e che prima di arrivare lì erano in Egitto.
un popolo misterioso che possiede incredibili conoscenze astronomiche e scientifiche. I Dogon sanno, da tempo immemorabile, che Sirio fa parte di un sistema binario formato da due stelle denominate A e B e che Sirio B ruota intorno a Sirio A con un'orbita ellittica della durata di 50 anni. Ma Sirio B fu scoperta soltanto nel 1862 dall'astronomo americano Clark. Come poteva questo popolo primitivo sapere dell'esistenza della stella compagna? I Dogon conoscevano anche Saturno, che raffiguravano con gli anelli, e Giove, al quale univano quattro lune, e descrivevano la nostra galassia come una grande spirale dentro la quale la Terra ruotava intorno al suo asse. Da chi hanno ricevuto queste informazioni? I Dogon non sono stati i primi abitanti della Falesia. Prima di loro, un altro popolo viveva lungo le falde di queste pareti scoscese. Un popolo arcaico di cui non si sa quasi nulla. Gli antichi Tellem, ovvero gli uomini che abbiamo trovato qui. I Tellem abbandonarono la Falesia non appena vi si stabilirono i Dogon. È da loro che i Dogon hanno appreso le incredibili conoscenze. Oppure le hanno ereditate dall'antico Egitto, da dove sembrano provenire. La loro storia fa supporre che abbiano ereditato da misteriosi antenati conoscenze provenienti da una civiltà superiore. I Dogon sostengono di averle apprese dai Nommo, gli antenati anfibi venuti dal cielo su un'arca per diffondere le arti e il sapere tra gli uomini. I Nommo discesero da una stella chiamata Po-Tolo, che rappresenterebbe la vita. Si è trattato di un incontro tra razze diverse. La ragione rifiuta tutto ciò che non è ancora dimostrabile. Ma il cammino verso la conoscenza è da sempre percorso da ipotesi che a volte vale la pena di esplorare. Settembre 1934. Michele Castagna sta lavorando la terra non lontano da Capestrano, in Abruzzo, e improvvisamente diventa protagonista di un ritrovamento archeologico tra i più importanti nella storia d'Italia. È il Guerriero di Capestrano, oggi conservato nel Museo Archeologico di Chieti. Non si è ancora scoperto chi possa realmente raffigurare, né è stato possibile datare con esattezza il misterioso reperto. La statua del guerriero è alta 2 metri e 9 centimetri ed è in posizione eretta, con uno strano copricapo a piatto e una maschera sul volto. Ricorda, nelle fattezze fisiche, l'enigmatico faraone Akhenaton. Fianchi larghi, vita stretta. All'origine la statua era dipinta tutta di rosso, così come testimoniano alcune tracce del pigmento rinvenute in diversi punti della scultura. Da dove poteva arrivare? Il fatto che il grande pubblico venga qui, secondo me, incuriosito dalla fama di questa statua, è un fatto che a noi piace molto, è anche molto divertente. In realtà di misteri non ce ne sono poi molti, gli archeologi hanno decifrato parecchie cose di questo personaggio. Si è detto all'inizio che questo guerriero avesse delle sembianze femminili, soprattutto nella larghezza del bacino. In realtà questo è chiaramente un personaggio di sesso maschile. Questa ampiezza del bacino, anche questa robustezza delle gambe, è semplicemente dovuta al fatto che gli scultori in quel momento avevano questi canoni stilistici, il modo di rappresentare la figura umana era sicuramente questo. E quindi il fatto che sia un uomo, una donna o addirittura un essere bisessuale è una leggenda e niente di più. Il copricapo, di particolare fattura, ha un diametro di circa 65 centimetri, certamente ingombrante e inadatto durante lo scontro armato con altri guerrieri. A che cosa poteva servire? Sicuramente il cappello così ingombrante, che può evocare piuttosto un sombrero, è una cosa che mal si concilia col ruolo del guerriero, perché andare in battaglia con un cappello così impegnativo diventava quasi un suicidio. Tant'è che all'inizio si pensava che potesse essere uno scudo. Ma ci sono due fatti che contrastano con questa cosa. Innanzitutto sulla testa c'è un incasso che è perfettamente combaciante col cappello, e poi i guerrieri antichi nel VI secolo in Abruzzo non usavano gli scudi, non si sono mai trovati. Allora questo cappello che cos'è? È probabile che sia un cappello da parata, cioè per le occasioni importanti della vita, e quindi poi rappresentato sulla scultura funeraria.
Perché il volto è protetto da una maschera? Forse perché deforme? O perché diverso da quello degli altri esseri viventi? Singolare è la rappresentazione delle due lance laterali, come a voler simbolicamente indicare un passaggio invisibile, proprio come spesso viene raffigurato su numerosi sigilli accadici e sumeri. E poi c'è l'enigmatica iscrizione incisa sul pilastrino a sinistra della statua. La cosa che rende ancora più straordinaria questa scultura è che su uno dei pilastrini di sostegno c'è una lunga iscrizione. Si tratta di una lingua complessa di tipo osco-etrusco, non di facile interpretazione. Che cosa ci dice questa iscrizione? La cosa più bella è che è la statua che parla e dice «me bella immagine». Secondo l'interpretazione più famosa, ma che è anche la più datata ormai, tutta l'iscrizione si legge in questo modo: «me bella immagine fece Aninis per il re Nevio Pompuledio». Che cosa sappiamo quindi? Che esiste uno scultore di nome Aninis, esiste un personaggio che si chiamava Nevio Pompuledio, che quindi è lui, e che aveva la carica di re. La seconda lettura parla di un personaggio che non si chiama più Aninis, ma si dovrebbe chiamare Anis, che in latino diventa Anius o Annius. Questa parolina che dice Rachi, questa parolina non viene più tradotta come re, ma diventa un pezzetto di un nome proprio, Rachinelis. E chi era questo Anis Rachinelis, o chi potrebbe essere? Potrebbe essere un personaggio importante della comunità che, morto il capo Pomponio o Pompunei, gli fece erigere in memoria e soprattutto a monito anche delle comunità vicine questa grande scultura funeraria. Se alla misteriosa scritta si applica un altro metodo di indagine, la cabala ebraica, si ottiene un risultato dalle conclusioni stupefacenti. Prendendo come riferimento la gematria, sistema ebraico di decodifica, il corrispondente valore numerico 2268, rapportato alla tabella interpretativa del codice aureo, dà come risultato 22 misteri del creato e 68 velocità della luce. Se applichiamo alla scritta direttamente il codice aureo, che ugualmente attribuisce ad ogni lettera un valore numerico, fatta eccezione per il K, otterremo il valore numerico 108, corrispondente al decimo enunciato, moto di trasferimento nello spazio. Se aggiungiamo 27, valore numerico della lettera K, otteniamo come somma 135, che corrisponde a viaggio guidato. Potrebbe essere un'altra coincidenza, ma gli indizi finora raccolti permettono di continuare a immaginare una diversa storia delle origini dell'uomo. Una storia che chiama in causa antenati provenienti da altri pianeti. Essi avrebbero generato gli esseri umani e trasferito loro conoscenze che sono state tramandate di generazione in generazione attraverso i secoli e che ancora oggi sarebbero alla base della nostra civiltà. Una tesi ai confini della conoscenza. Un mistero su cui continueremo a indagare.